Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tortino di patate e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a julienne, uova, zucchine tagliate a julienne, farina di tipo 00, sale, pepe, noce moscata, olio evo, prosciutto cotto, scamorza, parmigiano e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo tagliato a julienne le patate e le zucchine, le abbiamo strizzate e le abbiamo posizionate su una ciotola capiente. Mettere nel boccale il prezzemolo e il parmigiano. E li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova, la farina, l'olio, il sale, il pepe e la noce moscata ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 4. Versare il composto nella ciotola con le zucchine e le patate. Amalgamare bene con la spatola. Abbiamo oliato una tortiera da 26 cm. Mettere metà del composto. Livellare bene. Aggiungere il prosciutto, la scamorza, e coprire con il resto del composto. E livellare bene. Irrorare con un filo d'olio e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi ventilato per 30-35 minuti. Il tortino è cotto, lasciare intiepidire prima di servire. Tortino di patate e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!